Hai tolto la smeria delle valchirie? Ma come? Non era quella che faceva l'amazzone quando la chiamavano? Ma smettila. Sì? Oh, sì, ciao. Ah, aspetta un minuto. D'accordo. Sì, sì. Mica stanotte è in previsione di uscire con la cricca di quel metallaro di Mauro? Uffa, davvero ti credi che me ne sta ancora il guinzaglio di quelli lì? Chiuso. E niente ripensamenti. Ah beh, al mondo d'oggi non è poi così difficile rifarsi una bella compagnia. Le chat sono diventate un ottimo centro di reclutamento. Non me la racconti giusto. Dove l'hai letta sta storia? Vuol dire che adesso ti è presa voglia di scoprire come funziona un computer. Proprio tu che hai dovuto leggere un intero manuale di informatica solo per capire qual era il pulsante d'accensione. Comunque, il mio è pure semplice interesse di cronaca. Sì, devo aver letto da qualche parte delle statistiche su dei ragazzi che facevano degli incontri al buio sulla chat. E con questo? Ieri sera ho trovato il computer tutto scombussolato. Tana libera tutti. Quindi? Ti sei intufolata in una chat? E cosa ha scoperto di così piccante da dovermelo venire a dire? Non so se funziona così in tutte le chat. Quando ho cominciato a premere il pulsante, non sapevo neanche come farla funzionare. Poi, lo sai, non ci capisco niente con tutti questi simboli. Poi alla fine ho cominciato a vedere lettere, numeri, e alla fine... Era già comparso un nickname. Che? Che sarebbe? Lascia aperto. Che hai visto dopo? Dopo? Dopo sono cominciato a uscire fuori dei nomi. È pazzesco, ma quello che stava dall'altra parte in un certo modo ti conosce. Come te lo spieghi? Stai organizzando uno scherzo, vero? È comparso il tuo nome. È questo che vuoi dire? Sì, il mio nome. Quello è un altro. Marco. Proprio
così. Uno scherzo, proprio lo scherzo della malora. Ehi, aspetta, questo Marco esiste davvero? Lo conosci anche tu, non è così. Ha fatto scherzi del genere anche a te. Sì e no. Ne parliamo un'altra volta, d'accordo? Ah no, voglio vederci chiaro su questo Marco. Adesso, se ci nascondiamo anche queste cose, è meglio non frequentarci più. Ah, la metti così? Vogliamo parlare di segreti? Se per questo non ti ho mai chiesto che ti paga gli studi o che fine hanno fatti i tuoi. I miei hanno divorziato quando io avevo 4 anni. Cosa vuoi che ti dica? Marco, Marco mi sbiella. Ci siamo conosciuti più o meno un anno fa al bar dell'università. Io ero matricola e lui aveva appena iniziato un corso di specializzazione per programmatore elettronico. Aveva una storia? Storia. Credevamo. Tutto qua. Andare dietro non era facile. Capire che cosa gli frullava nella testa ancora meno. Mi faceva tenerezza. Perché era così piccolo, fragile. Ma a parte me, non parlava con nessuno. Eravate amici molto intimi. Lui veniva mai nel tuo appartamento. Voglio dire, qualche volta ha mai preso il tuo portatile. Cribbio, dimenticavo che devo prendere la metro. Ho un appuntamento che non posso mancare. E ci si vede domani. Thank you.
Tere, ti stai comportando come se non ci fossimo mai conosciute. Prima mi tieni nascosta la storia di questo Marco, per poi metterti a fare la fuggitiva. Ci sono dei particolari che non ti ho ancora raccontato. Era finito in qualche giro rosco. Trafficava sotto banco. Non proprio. Credo che fosse fuso di testa. Ma in un mondo tutto suo. Ma che sparisse, non è più riuscita a rivolgermi una frase in senso confuso. Come sparisse? Quanto è successo? Almeno un mese fa. Nessuno ne ha saputo niente. I genitori non si sono mai fatti niente. Anzi, penso che non ce li avesse nemmeno. E neanche gli amici. Sono quasi convinta di essere stata l'unica a stare con loro. Ma la timidezza, la paura, non so cosa. Mi finiva di sentirsi piena del suo talento. Non so come sentire un fallito. Talento? Di che cosa? Progettava programmi per computer. Mi lamentavo di continuo, ma non riuscivo a guadagnarci nulla. Veniva a casa mia, me ne mostrava il funzionamento. Veramente non ho mai capito a cosa serviva. Ma erano eccezionali. Era fissato che avrebbe rivoluzionato il mondo dell'informatica. Forse con la chat. Alla capisci. Pensi che ti sarai accorta che non ho la connessione di internet.
ragione in nulla, il vero nulla. Sono stata io. Non potevo più sopportare che il suo mondo cominciasse e finisse con te. Presto o tardi ti avrebbe parlato. Avrebbe dichiarato quello che rendeva insopportabile le mie giornate. Pensavo che la sua fosse solo un'illusione. Una dei perdenti. Il pensiero, una debolezza degli angeli caduti. Pensavo che quel programma non avrebbe mai potuto lacerare il diaframma che ci separa da loro. Rendere possibile le sue pazzie di medium fa da te. Fino a quella sera. Te lo ricordi, Claudio? L'ho vista anch'io. Ma soltanto ieri ho chiamato. È stato così che ho deciso di mettere la polizia sulla pista giusta. Teresa, a letto. Tu? A letto. Teresa, passano alla porta. Teresa! Su. Su. Teresa, sei tu! Siamo. Quel che è fatto. Attenzione, questo avviso è gratuito. La informiamo che il numero da lei chiamato è inesistente. La preghiamo. Allenati, battono alla porta. Guardate la mano. Questo fatto non può essere disfatto. La notizia è battuta dall'ANSA del ritrovamento del corpo senza vita di una ragazza in un magazzino della metro presso la stazione Flaminio. Secondo il dispaccio, i primi rilevamenti della scientifica hanno finora accertato che la morte è stata provocata dall'ingestione di acido cloridrico e che il probabile suicidio non dovrebbe risalire a meno di 3 giorni fa.
significato questo, papà? Sei sicura che non vuoi venire alla festa? Un po' di svago ti farebbe bene. Sì, sicura. Non ho voglia. Sarà per la prossima volta. È vero che torni, Claudia? Sì, torno subito. Vado con gli zii, ma per poco tempo. Te ne vai perché mamma e papà stringono sempre. Così. Prendi le tue cose e andiamoci. Tu andrai a stare dai nonni. E piantala con quegli scarabocchi. Guarda la madre. Sembra un ritardato mentale. Sto sempre addosso a sua sorella. Ho paura che non rivedrai più tuo fratello, Claudia. In realtà il giudice l'ha dato in adozione ad un'altra famiglia. Molto, molto lontano da qui. Non sotto. Io ti devo dire una cosa che non ho mai detto a nessuno. Sono innamorato di te, Claudia.